Settimana complicata per Veneto Banca, complicata per l'aumento di capitale da 1 miliardo, essenziale per riportare denaro fresco nelle casse vuote di Montebelluna. A confermarlo Francesco Zen, docente di economia dell'Università di Padova, che da tempo sta studiando le vicende delle nostre banche venete. Una settimana complicata dettata dal fatto che le condizioni di Veneto Banca non sono affatto dissimili da quelle della Popolare di Vicenza, e quindi c'era da aspettarsi che l'aumento di capitale avrebbe avuto delle grosse difficoltà e delle grosse perplessità. Perplessità sicuramente per l'attuale assenza dei capitani coraggiosi annunciati dal loro presidente Bruno Zago. Ma i capitani coraggiosi fanno la loro parte, cioè intanto comunicano, lanciano messaggi di speranza, auspicano che qualcosa accada, insomma fanno qualcosa di diverso che al momento quello di mettere i soldi, vogliono verificare se ci sono altri evidentemente che possono intervenire. È anche comprensibile che insomma assumano questa posizione, poi vedremo fra una settimana se davvero alle parole seguiranno i fatti. Al momento l'unico fatto concreto è che secondo l'economista la banca non vale l'aumento di capitale. Qui non ci sono le condizioni economiche per fare un aumento di capitale. Questa è la cosa, secondo me, che dovrebbe essere detta con grande chiarezza. Non vedo quali potrebbero essere quegli azionisti, piccoli azionisti, ai quali si possa proporre un aumento di capitale di questo tipo. La banca non vale 0,10. La banca vale meno di 0,10, capisce, esattamente come la Popolare di Vicenza. Inevitabile quindi l'intervento anche per Montebelluna del Fondo Atlante, al punto che per l'economista tutta la procedura attuale è di fatto inutile. Queste operazioni non vanno portate sul mercato, vanno risolte fuori dal mercato, perché questa non è un'operazione di mercato.